Questa è una nuova tappa del mio viaggio in Italia, alla scoperta degli artisti del gusto. Persone semplici, ma con una passione speciale, il caffè. Persone con il culto dell'espresso e delle sue infinite varianti. Sono Megan Williams e oggi sono a Brescia, una città elegante, ricca e laboriosa. Qualità che esplorerò oggi con un nuovo artista del gusto. Brescia, con le sue rovine e il suo complesso storico di Santa Giulia, è stata di recente nominata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. È anche una città multietnica, persone attirate da tutto il mondo, dalla sua grande tradizione industriale. Questa miscela magica di spirito innovativo e di storia è quella che rende le cose migliori d'Italia delle vere eccellenze, come la pasticceria Ziglioli, dove sto andando adesso. Mi piace venire qui tutte le mattine da Ziglioli per gustarmi il mio buon cappuccino, per la loro tradizione e per il buon gusto. Tutti i giorni vengo qua da Ziglioli, 10 minuti di relax, una tazzina di caffè, una rivista, mi godo questa splendida saletta, poesia e via, mi ricarico per andare a lavorare pieno di energia. È un riferimento dal 1880, cioè diciamo che si nasce da lontano. Gestire una pasticceria come questa è un impegno dalla mattina alla sera. Poi dipende anche da come lo interpretiamo e da come lo viviamo con i nostri clienti, che ci aiutano a superare, diciamo, l'impegno fisico, l'impegno mentale. Il prodotto è molto buono, i titolari sono amici e simpatici. Io ho sempre detto che i nostri clienti sono, prima sono clienti, poi sono amici, abbiamo i fedelissimi, però abbiamo un turnover di persone incredibili e alla fine riesci a conoscerle tra le righe, perché effettivamente una persona non è che la conosce, però un po' psicologo sono diventato, lo si diventa, insomma, anche la Donata è diventata molto psicologa. Un ottimo bar è come il palcoscenico di un teatro. Richiede tanto lavoro dietro le quinte e una buona selezione dei protagonisti. Donata, l'artista del gusto di oggi, non è certo alle prime armi. È esperta, è esigente ed è essenziale per lo spettacolo del caffè. Per essere ineccepibili senza alcun difetto, qui nel nostro bar non ci possiamo mai accontentare. In tutti questi anni ho sempre avuto un concetto davanti a me, che la perfezione non è essere perfetti, ma continuamente tendere ad essa. Insomma, sì, secondo me è così, la camicia è bella, anche il grembiule mi piace. Qualsivoglia movimento, diciamo qualunque dettaglio, non è importante se non in relazione con tutti gli altri. Il colletto delle camicie, per esempio, ha una sua geometria, la nostra divisa un'altra. E anche le tazzine del caffè devono avere il loro ordine unico sopra la macchina espresso. Il mio nome è Donata. Sono doni per tutti, per gli amici. E da 34 anni sono onorata di dirigere questa sinfonia alla pasticceria Ziglioli. Signora Donata, io la conosco da piccolo. È una persona stupenda, fantastica, professionale veramente. È cordiale, ha sempre il sorriso sulla bocca, ti fa stare bene. Quali sono le qualità di un barista? Allora, deve essere veloce, soprattutto per chi deve andare al lavoro, deve sapere intrattenere un po' la mattina per far partire bene la giornata e deve essere cordiale. Allora, Donata, questo caffè è quasi un'istituzione qui a Brescia. Come sei venuta a lavorare qua? Allora,
chiamami Doni, tutti mi chiamano così. Ok, Doni. Sono venuta proprio per i ragazzi, per Franco e Paolo che sono i proprietari. Okay, prima hai lavorato dietro il bancone o che ruolo avevi? Avevo sempre lavorato dietro il bancone. Ok, però qua hai un ruolo speciale. Sì, beh, qui se possiamo chiamarti capo squadra, no? Alleni questa squadra di artisti dal gusto. Sì, io qui sono diventata un po' la coordinatrice di tutto. Crescere queste ragazze che vengono, che magari non hanno esattamente un'inquadratura, una... non sono molto spesso, non sono delle bariste. Hanno magari improvvisato qualche lavoro qua e là e allora tu le cresci fino a diventare quello che sono adesso, perché sono tutte davvero molto brave. La Donna è una signora buonissima, gentilissima, che insegna tante cose, tante esperienze in questo lavoro. È come la nostra mamma, insomma, è una mamma per noi. Una persona disponibile con tutti e affabile, veramente una bella persona. Allora, vedo che sei capo squadra, ma anche un po' mamma, no? Una mamma affettuosa, però anche severa. Molto. E anche con noi, eh? Ah sì? No, volevo dire... Tira le orecchie anche a noi, sì. E la signora Doni che tiene in riga voi? Sì, o... sì, perché noi siamo un po'... Loro sono sempre un po' così, sai, molto easy, no? Allora sì. Dicono, cosa dici, Doni? Vado a casa? E io dico no. Adesso no. Posso andare? E allora ci riprovano dopo un'ora, posso andare? Quello dice, vado a tagliare i capelli alle 11. No, ma mi sento così in disordine, vado a tagliare i capelli. Paolo dice, io invece devo andare a prendere le racchette perché domani vado in montagna. Posso? No, Paolo, no, vai dopo. Poi segui queste istruzioni su... Deve seguire. Sì, se no, che cosa succede? No, caspita, io... Licenziato. È la nostra mamma. E so che la tua situazione personale ti aiuta abbastanza con il tuo lavoro, sì, no? Sì, è una situazione, secondo me, che interessa molto le donne. Interessa le donne perché, secondo me, il tuo compagno, nel mio caso io sono stata fortunata, mio marito, sapendo che io lavoro così tanto, mi aiuta. Cioè? Io quando esco alle 9 vado a casa, trovo apparecchiato, la cena pronta, mi lava i piatti, fa tutto. E questo è una cosa che le donne devono insegnare agli uomini. Poi magari c'è quello più intelligente, io non ho insegnato, mio marito l'ha capito da solo. Sono compagni da 40 anni, 35-40 anni più o meno. Coppia perfetta, sì, loro sono una coppia perfetta. Che cosa vuol dire essere artista dal gusto? Saper dare sempre tutto perfetto. Il tuo caffè, il tuo cappuccino, le persone devono essere sempre ben tenute, il grembiule deve essere sempre appropriato, pulito ogni giorno, la ragazza quando cammina e quando porta il vassoio, le tazzine, deve essere tutto... tutto questo, ma deve nascere naturale, secondo me questo vuol dire. La signora Donata, la paragonè, ha una direttrice d'orchestra. Sì, va bene, la direttrice d'orchestra va bene, perché ci orchestra tutti, perciò... Alla fine di una giornata passata a dirigere l'orchestra del caffè, ci vuole una bella passeggiata. Anch'io faccio due passi in questa città e penso all'impegno che Donny si è presa non solo nei confronti della sua squadra, ma anche verso i suoi clienti. Sono quasi giunta alla fine del mio viaggio e capisco di aver imparato tante cose su quello che ci vuole per fare un gran caffè.
Ma penso che il piacere più grande sia stato conoscere persone come Donny, persone capaci di rendere un espresso un'esperienza unica al mondo.